partire da inizio anno sono stati 341 gli incendi boschivi verificatisi in Regione Piemonte, di cui 143 solo in provincia di Torino. Incalcolabile il danno ambientale al patrimonio boschivo nazionale e al delicato ecosistema delle valli torinesi, elevatissimi costi a carico della collettività per garantire il funzionamento della macchina dello spegnimento, che ha visto coinvolti migliaia di uomini e mezzi dei vigili del fuoco e del corpo di volontari AIB, oltre all'indispensabile concorso dei mezzi aerei, innumerevoli interventi dei Canadair e per centinaia di ore di volo al fine di domare chilometri di fiamme che hanno comunque devastato estese superfici boscate e pascoli. Doloso l'incendio è iniziato lo scorso 11 marzo in comune Val della Torre, durato 5 giorni, che ha distrutto centinaia di ettari di boscati tra Givoletto e gli altri comuni limitrofi. Anche nell'incendio dello scorso 22 marzo nel comune di Giaveno è stata la mano dell'uomo che ha prodotto la distruzione di circa 30 ettari di bosco di castagno, betulle e faggio. Il fuoco, acceso in presenza di forte vento e abbondante presenza di fogliame secco al suolo, ha bruciato per 2 giorni e ha richiesto un massiccio intervento di vigili del fuoco, volontari AIB e mezzi aerei che si sono prodigati per contenere le fiamme. Le indagini condotte dai carabinieri forestali hanno permesso l'individuazione esatta del punto di insorgenza dell'incendio e quindi del responsabile, un uomo di 65 anni di Avigliana, che con l'intento di eseguire degli abbruciamenti di residui vegetali per ripulire un'area verde, aveva innescato le fiamme provocando un grave danno ambientale. Il soggetto è stato denunciato per il reato di incendio boschivo colposo.